1933, dalla Puglia, mia nonna paterna, partì alla volta di Altino, dove era stata nominata insegnante della scuola elementare. Arrivata lì, un ricco, benestante proprietario terriero, si innamora di lei e va da un certo Giuseppe Zinni, fabbro ferraio noto per le sue doti canore, a chiedergli una cortesia. Vai sotto la finestra, sotto la casa della maestra Barese, e fagli una serenata perché oggi è il suo compleanno. Giuseppe Zinni si reca immediatamente sotto casa della maestra, canta. La maestra si affaccia e lui, forse colpito da quella che dicevano essere una bella donna, sale su per farle gli auguri, era il suo compleanno, però evidentemente si trattiene più del dovuto perché dopo 9 mesi nasce mio padre, con grande delusione del ricco proprietario terriero. Quindi io ho sempre qui ben fisso nella mia memoria questo ricordo, ma anche il ricordo di mio nonno, questo umile fabbro ferraio. Bruno con gli occhi chiari, amante della Maiella, che mi ha portato su quella montagna di cui ricordo i pianori di alta quota, i ruscelli, le bellissime, le magnifiche stelle alpine, le genziane, questa natura così vivace, così prepotente. E nasco però in Puglia da mamma altamurana e una volta che mi sono trasferita qui a Milano per motivi lavorativi sono entrata a far parte dell'Associazione Regionale Pugliesi, della quale porto il saluto del nostro presidente, il cavaliere Basciar, che non è potuto intervenire per motivi professionali perché aveva già preso precedentemente degli impegni, però sono felice di essere stata invitata appunto per una duplice ragione, per le mie origini abruzzesi e anche per il fatto che faccio parte di un'associazione culturale che, come spero che riesca, come la vostra, così, come dire, magnifica, lucente, a far parte della costellazione delle associazioni culturali della Lombardia. E oggi è la giornata nazionale per la promozione alla lettura e colgo l'occasione per invitarvi a leggere il nostro organo di informazione culturale che si chiama Tacco e Sperone, il cui fondatore Beppe De Carlo, presente qui oggi, e il cui presidente è qui Agostino Piccifo, adesso vi illustrerà meglio gli intenti e gli obiettivi. Grazie. Due minuti da questorare il nostro periodico, un ponte tra la Puglia e la Lombardia, un po' quello che state facendo anche voi, promuovere le identità regionali in un'altra terra come la Lombardia. Come il sindaco della città di Roa ha espresso appunto questa volontà di apprezzare questi talenti che arrivano dal sud, dal centro Italia. Il nostro prossimo numero che andrà in stampa martedì, infatti mi dispiace non aver potuto portare copia, andrà in stampa martedì, si apre con l'associazionismo, il valore e l'importanza dell'associazionismo, scusate, come elemento fondamentale. La nostra associazione ha circa 90 anni, un'associazione nata nel 1921. Si sono alternati numerosi nomi tra le presidenze, tra cui l'ultima è il cavaliere Basciar. I nostri obiettivi sono sempre quelli di creare appunto questo ponte tra la Puglia e la Lombardia e far sentire un po' meno soli i pugliesi che si trovano in questa terra. Passo la parola un attimo all'avvocato Piccicco, che è responsabile degli eventi culturali dell'associazione. Grazie. Guardate, la presenza tra voi oggi mi ha confermato sull'importanza delle associazioni regionali nel tessuto del territorio. Queste associazioni oggi hanno delle attività che si incrociano con quello che è il mondo della cultura, delle istituzioni, del volontariato, dell'amicizia. Della cultura, perché le persone che avete premiato oggi sono delle altissime personalità e portano un forte messaggio e dei grandi valori dietro di loro. Delle istituzioni, perché sono rimasto molto colpito dalle autorità che hanno lasciato sia gli impegni istituzionali qui in Lombardia, ma soprattutto dalle vostre terre, dall'Abruzzo, dal Molise, per essere qui a portare il loro saluto, la loro presenza e il loro conforto oggi. E poi il mondo dell'amicizia e del volontariato, perché caro Presidente, penso che se lei non avesse uno staff di amici e soprattutto di persone valide a supportarlo, un evento del genere non si sarebbe mai potuto fare, perché noi sappiamo quanta caparbietà, quanto impegno, quanto tempo, quante energie vogliono queste manifestazioni. Per cui siamo confermati che i nostri rapporti tra associazioni devono essere sempre più consolidati. Io mi complimento perché avete fatto
un'iniziativa molto bella. Noi abbiamo anche esperienza perché facciamo il premio ambasciatore di terre di Puglia nel mese di aprile, di solito ogni anno, e ci terremo ad avervi i nostri ospiti, ma oltre che con i premi anche che con le attività ordinarie. Quindi vi aspettiamo presto a qualche altra iniziativa e saremo ben lieti di essere ospiti vostri ad altre iniziative vostre. Grazie di cuore. Grazie ai nostri amici, che saluto, e mentre entra il coro sul palco.